Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del nostro TGN che apriamo con il flash mob nei licei milanesi per ricordare Giulia Cecchettina. Intanto si accende il dibattito politico nella settimana che si chiuderà con la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, tra nuove misure regionali e il PD che chiede più soldi per i centri antiviolenza. Sentiamo il servizio di Jacopo Casoni. Un minuto di rumore. Le ragazze e i ragazzi lo avevano promesso e sono stati di parola. Dal Manzoni al Tenca, dal Vittorini al Carducci, sono stati tanti licei milanesi che hanno dato vita al flash mob per ricordare Giulia Cecchettin, seguendo la traccia lanciata dalla sorella Elena e dall'associazione Non Una di Meno. Un minuto nel quale farsi sentire, nel quale far capire che di questo orrore è giusto parlare, anche a scuola, perché il silenzio è stato troppo e non è la risposta. Una presa di posizione forte che è anche un appello alle istituzioni perché si passi oltre la ferma condanna, le parole che suonano come un disco rotto di fronte a una strage vera e propria. E questo percorso verso il 25 novembre, nel segno di Giulia e delle 105 vittime di femminicidio nel solo 2023, oggi ha vissuto di eventi e proposte di una politica lombarda che è chiamata a dare risposte ai giovani e non solo. A Palazzo Lombardia si è parlato di violenza di genere e l'assessore alle pari opportunità Elena Lucchini ha ricordato le varie iniziative promosse dalla regione, annunciandone poi una nuova di zecca. Mettiamo a disposizione degli alloggi delle ALER della Lombardia, quindi in tutte le province, saranno a titolo gratuito, proprio le forniremo alle donne vittime di violenza. È una misura molto importante che non era stata mai fatta prima e quindi le accompagniamo in questo percorso di autonomia e di emancipazione. Intanto il PD chiede con forza che si investa maggiormente sui centri antiviolenza. Dobbiamo raddoppiare i fondi di pertinenza regionale perché i centri antiviolenza sono uno, non certo l'unico, ma uno degli strumenti più importanti per contrastare la violenza degli uomini sulle donne, per dire alle donne e alle ragazze non siete sole, perché si possono incontrare operatrici e operatori con cui entrare in relazione. Sabato si avvicina con tutto il suo peso, quello sul cuore lasciato dal sorriso spezzato di Giulia, quello che è giusto avvertire tutti, come del resto l'urgenza di cambiare. Ha parlato anche il presidente di Regione Lombardia. Quando succede un delitto è una sconfitta di tutta la nostra società e di chi si impegna per evitare che episodi di questa gravità si possano ripetere. Ormai anche da parte dell'opinione pubblica si ritiene quasi un dato di fatto che si possano verificare episodi del genere, ha detto Attilio Fontana intervenendo all'evento contro la violenza sulle donne. Non sei sola, organizzato dalla Regione Alpirellone. Ci ha colpito in modo particolare quello che è successo a Giulia Cecchettina, ha aggiunto Fontana, ma ci deve colpire quello che è successo alle 105 donne vittime di violenza da inizio anno, ha aggiunto il governatore lombardo. Ogni volta ci dobbiamo impegnare e fare qualcosa per evitare che simili atrocità possano accadere di nuovo. E della questione relativa alle violenze sulle donne ha parlato anche il presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, dicendo che da parte della giustizia è importante che ci sia una risposta professionale, tempestiva, immediata quando avvengono fatti di questo genere. Sentiamo. Il Tribunale ha una parte di questo problema che è un problema strutturale, sociale, culturale. Noi come risposta giudiziaria dobbiamo offrire una risposta professionale, competente, efficace e soprattutto immediata. Abbiamo visto i numeri che poi presenteremo nei prossimi giorni, i processi sono in aumento e questo è un buon dato perché significa che c'è l'emersione delle denunce e quindi quando c'è una denuncia vuol dire che c'è una fiducia nelle istituzioni giudiziarie da parte di chi subisce violenza. Ci sono alcune cose che ci fanno un po' preoccupare, l'innalzamento dell'età degli autori di reato, che noi chiamiamo orientati dal genere, mi riferisco alla violenza sessuale, ai maltrattamenti e allo stalking, perché il 40% di questi reati vengono commessi da giovani adulti, cioè parliamo della fascia da 18 a 35 anni. Questo è un dato allarmante perché evidentemente quel modello patriarcale della famiglia in cui per esempio la mia generazione era cresciuta si sta trasmettendo anche alle giovani generazioni, dove prevale ancora una cultura dell'oggettivizzazione della donna, del machismo, dell'essere mia come una proprietà, e questo non va bene assolutamente.
Stava cercando di acquistare dell'acido corrosivo perché aveva perso le chiavi della catena che teneva legato il suo motorino e in questo modo voleva romperla. Ha tentato di difendersi in questo modo il professionista 33enne romano, finito in carcere venerdì scorso, con l'accusa di stalking nei confronti della sua ex fidanzata, contro la quale avrebbe portato avanti per oltre 2 mesi un'inquietante strategia di ossessivo controllo e logoramento psicologico, che comprendeva pure l'intrusione nei suoi profili internet e social per pubblicare, tra l'altro, foto o commenti con insulti. Stando all'inchiesta dei carabinieri coordinata dall'aggiunto di Milano Letizia Mannella e dal PM Giulia Floris, il 33enne arrestato su ordinanza del GIP Livio Cristofano, che ieri lo ha interrogato, stava tentando di reperire quell'acido, come emerge da intercettazioni, probabilmente per aggredire la donna e sfigurarla. Per il resto, nell'interrogatorio, l'uomo arrestato a Milano, dove la donna viveva, ha ammesso quasi tutte le decine di episodi di stalking, tra i quali anche un paio di ingressi nella sua abitazione per devastarla quando lei non c'era. L'uomo ha spiegato di aver perso completamente la testa quando lei aveva deciso di lasciarlo. Per il GIP, come si legge nell'ordinanza, da parte dell'uomo c'è stato un preoccupante crescendo di ritorsioni e aggressioni, al punto da far ipotizzare l'uso di un potente acido per sfregiare l'ex fidanzata. Il 33enne, si legge ancora, ha una personalità che appare sempre più fuori controllo in quanto incapace di accettare la fine della relazione. E ora cambiamo argomento, parliamo di stadio. Niente di fatto nell'udienza del TAR, che deve valutare la sospensione del vincolo sul Meazza. I tempi si allungano e la Lega polemizza con il sindaco Sala. Vediamo. Tutto rinviato. Il TAR della Lombardia ha infatti rimandato la decisione relativa al ricorso presentato dal Comune di Milano sul vincolo che la sovrintendenza vorrebbe porre sullo stadio Meazza dal 2027. Palazzo Marino sostiene che questa scelta provocherebbe un danno all'amministrazione, in quanto Milan e Inter rinuncerebbero al progetto del nuovo stadio nell'area di San Siro, peraltro legato a una riqualificazione complessiva di quel pezzo di città. Ma il presidente della seconda sezione del TAR ha spiegato di non essere competente in materia e ha quindi incaricato un'altra sezione, rimettendo la questione nelle mani del presidente del Tribunale amministrativo. Se quest'ultimo disporrà che a occuparsene debba essere la stessa sezione, l'udienza si terrà il 5 dicembre. Qualora invece stabilisse che il fascicolo cambi scrivania, la data slitterebbe ulteriormente. Esulta Carlo Monguzzi dei Verdi, che si batte per evitare l'abbattimento del Meazza e la costruzione di un nuovo impianto nei pressi. Il comune green di sinistra, che chiede di annullare un vincolo a protezione dell'ambiente, è veramente una cosa fuori dal mondo, commenta. La smetta con questa battaglia assurda e riconosca la realtà. Dall'opposizione invece è il leghista Samuele Piscina ad attaccare Sala, perché questa querela infinita, dice, si allungherà ulteriormente e non si vedono spiragli all'orizzonte. Il sindaco non perda tempo, inviti subito le squadre all'interno del consiglio comunale. Purtroppo abbiamo già saputo che i prossimi consigli non saranno destinati a questo tipo di audizione, che è assolutamente fondamentale, e soprattutto si comincia a pensare al futuro di San Siro, al futuro del Meazza, che non deve assolutamente rimanere terra di nessuno. Prosegue la mobilitazione promossa da CGIL e UIL, adesso basta, per cambiare la manovra e le politiche economiche e sociali del governo. Dopo gli scioperi e le manifestazioni del 17 e del 20 novembre, venerdì 24 novembre incroceranno le braccia per 8 ore per l'intero turno le lavoratrici e i lavoratori delle regioni del nord, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Val d'Aosta e Veneto. Lo ricordano i sindacati, spiegando che per la giornata di sciopero generale si svolgeranno 40 manifestazioni. Al corteo di Brescia, che partirà alle 9.30 da Piazza Garibaldi per giungere a Piazza Vittoria, parteciperà il segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri, al quale saranno affidate le conclusioni. Il segretario della CGIL, Maurizio Landini, sarà invece a Torino, dove si sfilerà dalle 9.30 da Porta Susa a Piazza Castello e terrà il comizio conclusivo. La protesta di CGIL e UIL per alzare i salari, per estendere i diritti e per contrastare una legge di bilancio, dicono i sindacati, che non ferma il drammatico impoverimento di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati e non offre futuro ai giovani. Proseguirà poi con scioperi e manifestazioni il 27 novembre in Sardegna e il 1 dicembre nelle regioni del sud. Durante l'evento Come corre la bike economy, la Camera di Commercio ha tirato le somme, è proprio il caso di dirlo, del settore delle due ruote, mentre l'assessore Censi ha ribadito che quella della mobilità sostenibile è una strada dalla quale non si torna indietro.
La Camera di Commercio ha scattato la fotografia della cosiddetta bike economy, la filiera delle imprese, ben 224 solo nei territori di Milano, Monza, Brianza e Lodi, che si occupano appunto delle due ruote a pedali. Un mercato che negli ultimi anni ha vissuto un boom e che ora sembra in una fase di stanca, anche se lo stesso assessore alla mobilità del Comune di Milano, Arianna Censi, si è detta convinta che si tratti di un momento passeggero. Perché la ciclabilità, come del resto l'intera mobilità sostenibile, rappresenta il futuro, una strada ormai imboccata, una traiettoria che la politica, le amministrazioni delle città devono interpretare e governare. Stiamo incrementando di una settantina di chilometri l'anno le piste ciclabili, facciamo grandi investimenti, soprattutto tentiamo di fare un'operazione molto importante che è quella di connessione della rete cambio della città metropolitana con tutte le ciclabili, con tutti gli itinerari ciclabili della città. E se i dati di Camera di Commercio certificano un settore con un fatturato di 197 milioni di euro, che racconta il valore anche economico della nuova mobilità, il plus di questa impostazione green è legato certamente alla ricerca di sicurezza nelle città e di una conseguente superiore qualità della vita. Il tema della sicurezza attiene tantissimo alla velocità media delle città, attiene tantissimo a 30 all'ora nelle città. E abbiamo bisogno di aiuto per fare questo perché è necessario e utile. E un senso di sicurezza maggiore rispetto alla qualità delle piste ciclabili, degli itinerari ciclabili, dei complessivamente del contesto urbano rende possibile la realizzazione di una maggiore sicurezza e quindi di una propensione all'utilizzo della bicicletta che aumenta. Negli ultimi anni si sta parlando sempre più spesso di medicina di precisione. Quest'anno il Ministero della Salute, nell'ordinaria circolare sulla prevenzione dell'influenza, stagione 2023-24, pubblicata lo scorso 21 aprile, ha introdotto per la prima volta delle raccomandazioni in base al target anche in tema di vaccinazione antinfluenzali. La raccomandazione è quella di somministrare vaccini sempre più idonei e pensati per la persona che li deve ricevere, una novità nel panorama italiano. Nello specifico, nella circolare, i vaccini antinfluenzali oggi disponibili in Italia vengono classificati come somministrabile e raccomandato tra i somministrabili. Nella fattispecie per i soggetti di età pari o superiore a 65 anni vengono indicate con R raccomandate due specifiche tipologie di vaccino antinfluenzale. Lo evidenzia l'Osservatorio Influenza col suo direttore scientifico Fabrizio Pregliasco. La vaccinazione antinfluenzale è un'opportunità per tutti, ma diventa una raccomandazione stringente per le persone più fragili o più avanti con l'età, ha sottolineato Pregliasco, che è anche direttore sanitario dell'azienda ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano. Negli anni sono stati sviluppati diversi vaccini per garantire la maggiore efficacia possibile, soprattutto per i soggetti con una risposta immunitaria ridotta. Avere indicazioni su vaccini più appropriati per fasce di età è un vantaggio da poter sfruttare e a beneficio della popolazione, mirando sempre più al raggiungimento degli obiettivi di copertura. Entrambi i vaccini raccomandati hanno dimostrato nelle persone con una riduzione della capacità immunitaria determinata dall'età una maggiore capacità protettiva. Quindi è fondamentale vaccinarsi, ma è importante scegliere anche il vaccino più appropriato per massimizzare il risultato di questa importante attività di prevenzione. Il confronto con il medico di medicina generale, conclude l'Osservatorio Influenza, rimane fondamentale per fornire la risposta più idonea in base anche alla storia clinica del paziente. Ammontano a 77 milioni di euro le risorse che la Regione Lombardia mette in campo per il biennio 2024-25 a favore dell'occupazione per le persone con disabilità. Con una delibera approvata dalla Giunta su proposta dell'assessore regionale all'istruzione, formazione e lavoro Simona Tironi, fa sapere Palazzo Lombardia, sono stati approvati i criteri per il riparto del fondo e i programmi di inserimento socio-lavorativo. Con questo provvedimento, afferma l'assessore Tironi, Regione Lombardia prosegue il lavoro iniziato con il Comitato Disabili, accogliendo tutte le richieste che sono emerse durante gli incontri. Il sostegno all'occupazione delle persone con disabilità costituisce un obiettivo prioritario di Regione Lombardia. Lo stiamo perseguendo stanziando 77 milioni di euro per il prossimo biennio e investendo nella formazione e nelle politiche attive al lavoro. Inoltre, prosegue l'assessore, abbiamo previsto anche l'attivazione di tavoli tecnici di confronto, dote imprese, impresa, isole formative, dote lavoro, a supporto dell'attività del Comitato Disabili. Il 63% del fondo, pari a 48,5 milioni di euro, sarà destinato al finanziamento delle politiche attive attraverso i piani provinciali ed azioni a gestione integrata tra regione e collocamenti mirati per l'inserimento dei lavoratori con disabilità.
Da domani al 25 novembre torna Feed Your Future, la 3 giorni realizzati insieme da Action Aid Italia, formazione Acra, Manitese, Will Media, dedicata a cibo, clima, sostenibilità e alle politiche alimentari utili e necessarie per immaginare le città del futuro e per migliorare gli stili di vita di cittadini e cittadine. Lo ricorda il Comune di Milano. Un palinsesto con numerosi appuntamenti tra eventi istituzionali e incontri aperti al pubblico, talk con esperti e testimonianze da tutta Europa, ma anche proiezioni e momenti di confronto con stakeholders locali e internazionali, giovani attivisti da tutto il mondo per proporre sperimentazioni e strumenti innovativi. Un'occasione, spiega Palazzo Marino, che vuole essere un momento di restituzione di quanto appreso e realizzato in questi 4 anni di lavoro e anche un'opportunità per coinvolgere cittadini e cittadine in una discussione collettiva sul futuro delle nostre città. Anche in questa seconda edizione protagonisti saranno i giovani tra i 15 e i 35 anni, a cui è rivolto l'intero progetto avviato nel 2019 finanziato dalla Commissione Europea con il coinvolgimento di 28 partner internazionali provenienti da 16 paesi diversi. Dal 21 novembre al 3 dicembre va in scena al Teatro Manzoni la strana coppia con Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia. Si tratta di un rifacimento della celebre commedia con Walter Matthau e Jack Lemmon, poi portata sulle scene anche da Renato Rachele, Walter Chiari e poi Tullio Solenghi e Massimo Lopez. Oggi abbiamo intervistato i due protagonisti. Vediamo il servizio realizzato da Adriana Santacroce. Ogni volta che torniamo, poi parlo al plurale perché penso sia la stessa cosa per Gianluca, tornare al Manzoni ogni volta è un piacere grandissimo. È più emozionante interpretare i ruoli di Matthau e Jack Lemmon o di Renato Rachele e Walter Chiari? Io ne ho fatti tanti di testi che sono appartenuti o sono stati effettuati da altri attori, per cui insomma è un ricambio generazionale, già senza non è che mi voglio paragonare a Walter Matthau, cioè sarebbe no, esatto, io volevo arrivare a no, quello. No, non sia mai, anzi, magari. Ti piace di più fare questo o fare Aggiungi un posto a tavola? Ma ogni spettacolo ha la sua storia, basta chiudere il cassetto con il proprio mazzo di chiavi, nel senso ognuno tiene il proprio. Aggiungi un posto a tavola è stato una straordinaria avventura durata 4 anni e mezzo, quindi con numerosissime repliche, bellissime. Ogni spettacolo è a sé, sì, certo. È come se io, non so, dicessi quando ho fatto Taxi a due piazze con Giampiero, tra l'altro, o abbiamo fatto 2 gentiluomini di Verona di Shakespeare. Sei impegnato in quel momento lì, in quella cosa lì. Okay. Poi se la vogliamo mettere sotto profilo affettivo, perché aggiungi il posto a tavola, arriva, per forza, da papà, arriva, cioè, vabbè, ma anche per l'amor di Dio. Quanto l'hai fatto te? 4 anni, 5 anni? 4 col Brancaccio e 2 col Sistema. Questo è appena nato. Clementina No, non ci penso proprio. Ma no, c'è una cifra, mettete degli assegni. Su Giampierino, uomo. Giampierino, no. uomo. Va bene, l'ultima cosa, meglio cantare o recitare? Recitare. Per te recitare. Ma sì, anche se faccio un sacco di musical. Appunto. Sì, ma io sono un... cioè, preferisco essere definito un attore che un performer, insomma. Ok, non... e tu? Io anelo alla pensione, diciamo che se si potesse accelerare... Seria, no, mai, perché non c'è niente più di serio, la realtà è questa qui. Bello, chiudiamo così. Non c'è più niente di serio, salvo fare il proprio mestiere con dignità. Per cui di serio però non c'è più niente. Di serio non c'è più niente. No, veramente chiudiamo poco. Così. Salvo il fatto di fare seriamente il proprio mestiere il più possibile. Grazie. Grazie. Ciao. L'arcivescovo in Duomo ha incontrato 2000 ministri straordinari della Commissione Eucaristica provenienti da tutta la diocesi. Siete una testimonianza per la società, ha detto Monsignor Delpini. Sentiamo Anna Maria Braccini. Vi lascio 3 parole per incoraggiare il vostro servizio, di cui vi ringraziamo io e coloro che ne trovano tanta consolazione. Di fronte all'impotenza c'è l'affidamento, di fronte all'irrilevanza la testimonianza, di fronte alla delega l'impegno a servire la comunione. È una consegna a non scoraggiarsi mai e a vivere con consapevolezza e impegno la propria missione, quella che l'arcivescovo ha indicato agli oltre 2000 ministri straordinari della comunione eucaristica che, provenendo da tutta la diocesi, si sono riuniti in Duomo per la celebrazione dell'ora media, presieduta dal vescovo Mario, che ha salutato tra le navate i fedeli presenti prima dell'inizio del momento liturgico, aperto da un breve indirizzo di benvenuto di Monsignor Fausto Gilardi, responsabile del servizio per la pastorale liturgica. Sono circa 9000 attualmente i ministri nella nostra chiesa, con un incremento dei numeri che non si è mai arrestato dal 1981. Dal brano del Vangelo di Marco, con il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, prende avvio l'omelia. Di fronte alla impotenza, l'affidamento. Di fronte alla irrilevanza, la testimonianza.
contro il rischio della delega l'impegno a servire la comunione. Così i ministri straordinari della comunione eucaristica vivono il loro ministero. Di fronte all'irrilevanza di una società molto secolarizzata, in cui le cose dello spirito contano così poco, voi siete testimoni. Poi ancora preghiera e l'adorazione dell'Eucaristia, posta sull'altare maggiore in un prezioso stensorio ambrosiano appartenente al Duomo. E vi ricordo che dopo questo telegiornale, la striscia quotidiana alla Chiesa nella città oggi, a cura di Anna Maria Bracini, questa sera propone un approfondimento sull'incontro dell'Arcivescovo con i ministri dell'Eucaristia. Vi ricordo anche che sempre stasera alle 20.32 precise andrà in onda il breve video di riflessione e preghiera quotidiano per il tempo di avvento di Monsignor Delpini. A seguire poi lo sport, Nova Stadio TG e Nova Stadio Sprint con Luciano Rindone, quindi alle 21, caro padre, con Adriana Santacroce e Don Roberto Ponti, mentre alle 21.30 ci sarà Marco Bellavia col suo Vivere Meglio. Grazie per averci seguito, restate su Telenova, buona serata.